Un omaggio a Ennio Morricone con Nuovo Cinema Paradiso non poteva mancare in una serata di musica e cultura nel bel chiostro di Palazzo Imperiali a Latiano. Un pubblico attento ha seguito la presentazione di due volumi. Il primo, A piedi nudi, racconti brevi di Viola Rizzo, giovane studentessa del Liceo delle Scienze Umane, e il secondo, Su una buona onda di Tommaso Gioia, che propone al lettore i suoi viaggi in giro per il mondo. L'iniziativa è stata curata da Taberna Libraria con il patrocinio di Amministrazione Biblioteca Comunale. La giovane penna latianese, Viola, soli 14 anni, è stata intervistata dal giornalista di Canale 85, Gianni Cannalire. I racconti non sono altro che il quotidiano, ha spiegato, quello che ogni giorno ci accade, opportunamente descritto da un'osservatrice giovane e audace. Piacevole la lettura, che offre diversi punti di riflessione al lettore. Si tratta del primo libro pubblicato per le edizioni Booksprint. Questo libro è nato più che altro nell'estate 2019, quando sono stata proprio colpita da un'onda di ispirazione, e da questo qui poi sono nati vari racconti che hanno dato vita poi all'intero libro. Viola ha un'altra passione, la musica. Così, prima di congedarsi dal pubblico, ha suonato un brano al pianoforte che è stato apprezzato. Ad aprire la serata è stata però l'inaugurazione di una interessante mostra fotografica, quella di Tommaso Gioia. Suggestive alcune foto che ritraggono momenti del suo viaggio in diversi continenti. Ad interloquire con l'autore in merito al libro è stato Giuseppe Gatti. Il libro racconta quella che è stata la mia evoluzione come persona nel corso degli anni. Invece il progetto fotografico ha un concetto completamente differente, che è quello di portare lo spettatore delle fotografie della mia mostra ad avere una predisposizione quasi meditativa. E poi ancora musica con i maestri Giuseppe Di Potenza e Antonella Rubino. Soddisfatto il sindaco Mino Maiorano. Il futuro di una comunità è nelle mani dei giovani. Credo che il Latiano e i paesi limitrofi possono stare tranquilli, perché in loro deponiamo fiducia e speranze.